Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Dalla provincia di Monza e della Brianza. È stato presentato oggi, presso la sede della provincia di Monza e della Brianza, il primo report annuale del Corpo di Polizia Provinciale Monza-Brianza, relativo alle attività del 2010. 400 gli interventi complessivi svolti durante il primo anno, di cui 183 azioni legate alle tematiche ambientali, 51 le ispezioni per transfrontalieri di rifiuti e 28 gli interventi nelle discariche e nell'abbandono di rifiuti, 26 le ispezioni contro produttori di rifiuti, ditti, aziende ed enti e 10 gli interventi su corsi idrici per inquinamenti e sversamenti. Analizzando i dati si evidenziano anche le 44 visite ispettive svolte in tema di polizia amministrativa, soprattutto presso i centri di revisione dei veicoli e 106 controlli sui cantieri nelle strade provinciali. In materia di polizia giudiziaria, inoltre, si segnalano le 65 comunicazioni di reato e la gestione in delega della Procura dei fascicoli processuali, con 63 persone indagate e 8.000 metri quadri di aree posto sotto sequestro dall'inizio dell'anno. Infine, per quanto attiene agli interventi di polizia venatoria, sono stati 98 i recuperi di fauna in difficoltà, 30 gli interventi di ripopolamento, 41 di trappolaggio e 45 di contenimento di specie invasive. A queste attività si affianca il capillare lavoro delle GEV, che nel corso del 2010 hanno redatto circa 400 rapporti di servizio riguardanti l'abbandono di rifiuti, la tutela ambientale, la tutela del patrimonio forestale e dei corsi idrici e la vigilanza dei parchi urbani. 3 comunicazioni dal Comune di Monza. È disponibile la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare costruiti nel Comune di Monza, formate in base alle domande pervenute a seguito dell'apposito bando del 2010. Entro il 15 febbraio 2011 è possibile fare ricorso attraverso la graduatoria. Avverso alla graduatoria. È disponibile la graduatoria provvisoria degli operatori mercatali del giovedì, settore non alimentare che ritorna in piazza Trento e Trieste. La graduatoria sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni. A decorrenza di questo periodo sarà pubblicata la graduatoria definitiva, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute. Un nuovo bando per i ragazzi monzesi dai 18 ai 30 anni per favorire esperienze di studio nei paesi dell'Unione Europea. Le domande devono essere spedite entro il 15 luglio 2011. Per stasera è tutto, l'appuntamento è per domani, una buona serata.